varo di una nave è come la nascita di un uomo. Suscita speranze, felicità e vuole riti augurali. L'Andrea Doria nacque il 16 giugno 1951. La statua del condottiero che le dava il nome fu l'ultimo oggetto d'arte posto a bordo, dopo un anno e mezzo di lavoro per l'allestimento e le rifiniture. Era il più lussuoso e moderno transatlantico del tempo, dotato dei più perfetti strumenti di navigazione e sicurezza. Due turbine gli imprimevano una velocità di 23 nodi. Rotta del Sole fu il nome dato al nuovo e veloce collegamento con l'America. Il lungo viaggio si era trasformato in una indimenticabile vacanza. Questa notte alle 23 ora locale, 18 miglia ad ovest del battello faro di Nantucket, la turbonave italiana Andrea Doria è stata speronata sul lato dritto dalla motonave Stockholm di bandiera svedese. Il forte sbandamento iniziale ha rivelato la gravità del danno e reso vano ogni tentativo di salvataggio. I passeggeri e il personale di bordo sono in salvo sulle navi soccorritrici. Si ritiene che l'incidente sia avvenuto a causa della nebbia. Dopo un'agonia durata 11 ore, alle 10.09 di oggi, la nave è affondata. In fondo all'oceano, sotto una coltre d'acqua di 74 metri, l'Andrea Doria giace come un immane cetaceo senza vita. È coricata sul lato di dritta e lo squarcio aperto dalla prua della Stockholm è sepolto nel fango. Non una delle scialuppe di salvataggio è rimasta al suo posto. A prua, lo sbandamento è ancora più evidente. I ponti sono alte muraglie di legno da cui sporgono orizzontalmente le sovrastrutture. I finestroni di plancia sembrano le finestre di un grattacielo. A poppa, l'asta di bandiera si protende nel buio. Il terrazzino, le piscine, i ponti giochi non hanno più nulla del loro aspetto primitivo. Infatti, queste immagini nitide, queste strutture intatte, non appartengono alla realtà. Nessuno vedrà mai l'Andrea Doria come la vedete adesso. Il modellino ha ben poca somiglianza con la nave che giace sul banco di Nantucket. Per riuscire dove gli altri erano falliti, era necessaria una preparazione rigorosa. Fin dalla primavera avevo riunito il nostro gruppo nell'isola di Ponza. Ponza è la patria di Mimì, il mio braccio destro, e quando occorre anche quello sinistro. Va per mare da 30 anni, e di questi gli ultimi 10 ha lavorato con me. Sì, sono stato marinaio su petroliere, navi da carico e pescherecci. In tutto il mondo, ma non ho mai faticato tanto. Devo fare di tutto perché se tutto non funziona bene perdiamo denaro e forse qualcuno si fa male. Sto appresso al compressore che carica le bombole. Le nostre sono il doppio del normale. Servono per le grandi profondità. Erogatori, calzari, cappucci, pinne, galleggianti, sagole e cime, cinture di zavorra, maschere, coltelli. Beh, mo sapete che vi dico, se volete andare in acqua, accomodatevi pure. Io me ne vado a cucà. I mezzi tecnici sono affidati a Arnaldo Mattei, romano e sommozzatore della Marina durante la guerra. Questa è la camera piccola, la adoperiamo quando l'altra è scarica. La custodia l'ho fatta io e l'ho collaudata a 120 metri. Sul Doria non dovrebbe dar noia. La cinepresa c'ha un obiettivo a occhio di pesce che vede nell'acqua torbida, dove non vediamo noi. Le nostre lampade hanno le stesse batterie che hanno le navi spaziali. Di sotto ci abbiamo mezz'ora di luce. Arnaldo aveva fatto il possibile per miniaturizzare tutto. Risultato 85 kg, tanti quanti ne peso io, e un ingombro notevole. Il gesto di Mimì parla chiaro. Sott'acqua il peso era zero secondo i calcoli, ma l'inerzia della grande massa mi rendeva difficile muovermi quando ero fermo e arrestarmi quando ero in movimento. Le lampade di Arnaldo funzionavano a meraviglia. Senza dubbio saremmo stati in grado di lavorare anche in acque buie, come quelle del banco di Nantucket. Queste prove le facemmo su un relitto dell'ultima guerra, vicino a Ponza. Ossigeno puro. Ecco quello che ci vuole per la decompressione. Se fa prima e si sta meglio.
soprattutto se vogliono fare due immersioni al giorno. Il modo più semplice è demandare giù un erogatore con un tubo. Noi lo chiamiamo narghilè. No, io non scenderò sull'Andrea Doria. In barca ce la sta sempre qualcuno che conosce il mestiere. È vero quello che si dice. Gli incidenti in questo lavoro dipendono quasi sempre da quelli di sopra. Dopo che saranno passati all'ossigeno, resteranno attaccati a quei narghilè come tante esche per gli squali. Stefano dice che non c'è bisogno di una gabbia. Io dico che molti subacquei sono morti per far vedere che non avevano paura. Io la gabbia l'ho fatta. Ci passeranno la decompressione e Stefano avrà il suo da fare con gli squali per tutto il resto del tempo. Certo che avrò il mio da fare. Ma qui c'è una cartuccia calibro 12, a carica rinforzata. La chiamano Lupara. Si lancia con un fucile subacqueo ed esplode sul bersaglio. Ecco il risultato su una tavola di 5 cm di spessore. Finché mi restano cartucce, le gambe non ce le mangeranno. Questo è il più potente fucile subacqueo che esista. Lancia un arpione senza alette. Io non voglio catturare squali né portarli a casa. Voglio portare a casa la pelle. E quando il fucile è scarico, c'è la baionetta. Poi lo stocco. In guardia. Toccato. E se non funziona niente, resti a mani vuote? Come te la cavi, eh? Mi levo la maschera e lo mordo per primo. New Bedford, 3 luglio 1968. Narragansett era il nome del peschereccio atlantico che avevamo noleggiato per la spedizione. Il tempo era pessimo. Faceva freddo come d'inverno. Ci sembrava incredibile. Avevamo lasciato Roma il giorno prima calda e piena di sole. Il materiale ci aveva preceduti e bisognava sistemarlo. Al Giddings, appena giunto da San Francisco, si mise al lavoro. Mimì se ne rallegrò più di ogni altro. Non aveva mai fatto molto conto su di noi per i lavori pesanti. La nostra camera di decompressione era quanto di meglio si potesse desiderare. Non era facile collocarla sul ponte già ingombro, ma per i personaggi importanti un posto si trova sempre. Con un programma come il nostro, che prevedeva due immersioni al giorno a meno 74 in acqua fredda, la camera era una precauzione indispensabile. Era una camera monoposto. Non avevamo potuto permetterci di più. E io preferivo non pensare alla possibilità che capitasse qualcosa a due di noi allo stesso tempo. Per completare il carico ci sarebbero voluti un paio di giorni. Ma nel pomeriggio ci fu una schiarita e Mimì, inflessibile, in poche ore ci fece caricare tutto. Ultime, le bombole di ossigeno per la decompressione. Con grande meraviglia il fornitore aveva appreso che avremmo respirato ossigeno per saldature in luogo di ossigeno terapeutico. Rispondemmo che nessuno di noi era malato. Sapevamo bene che l'ossigeno per saldature è buono quanto l'altro e costa la metà. Con il ponte sovraccarico di oggetti piuttosto insoliti per un peschereccio, quella sera stessa prendemmo il mare. Dodici ore per raggiungere il punto stimato a 110 miglia dalla costa. Secondo i calcoli dovevamo essere molto vicini all'Andrea Doria, ma una nave, anche grandissima, è ben piccola cosa in fondo al mare. Acceso l'ecografo, iniziamo la ricerca. Il nostro capitano, come molti pescatori di qui, era di origine norvegese. Si chiamava Jack e conosceva il banco di Nantucket come le sue tasche. Era sicuro di essere vicino al relitto. Ma le ore passavano e l'ecogramma si manteneva rettilineo. Un fondale uniforme di fango e niente altro. Per il Doria ci risultavano tre diverse coordinate. Quelle della carta nautica, quelle dei guardacoste e quelle note ai pescatori. Avevamo preferito queste ultime. Forse era stato un errore. Si preparavano ancore, cime, galleggianti. Era anche un modo per ingannare l'attesa. Un altro passaggio. Ed ecco finalmente un segnale. Sotto di noi qualcosa si ergeva dal fondo per più di 25 metri. I pescatori avevano ragione.
Mimì, dai fondo! Boom! All right. Una boa rossa ancorata sul fondo. Sotto di essa, al termine di 100 metri di cavo, forse l'Andrea Doria. Accostammo di nuovo. E di nuovo la penna scrivente segnò sulla carta un grande sbalzo del fondale. George, il nostro uomo, gettò un'altra ancora fuori bordo. Adesso erano due i galleggianti sul relitto, seppure era un relitto. Non c'era dubbio che sotto di noi ci fosse un rilievo di grandi dimensioni. L'ecografo non poteva dirci di più. Non restava che andare a vedere. Adesso i nostri apparecchi, collaudati nel Mediterraneo chiaro e tiepido, avrebbero dovuto funzionare in questo mare tanto diverso e tanto più infido. Era l'ora della verità. E la nostra eccitazione, la nostra allegria, erano solo un modo, forse, per farci coraggio. Stefano magnificava le virtù del suo stocco. Un pezzo di ferro, diceva, ma in buone mani. Al vezzeggiava la sua macchina fotografica come si fa con un bambino. Io allacciavo orologio, profondimetro e decompressimetro, indispensabili per stabilire i tempi dell'immersione e della risalita. Tra poco le nostre vite sarebbero state affidate al buon funzionamento di tutti questi strumenti. Al e Stefano prendevano accordi sui segnali da usare sott'acqua. Una pinna triangolare affiorò vicino al galleggiante. Era un primo ambasciatore della popolazione del luogo. Non era molto grande, ma Stefano non si lamentò. Del resto, non si poteva dire che non ce lo aspettassimo. Andiamo. Vedeva fino a 15 metri. Io avevo lasciato la lampada in barca e portavo la cinepresa piccola per essere più libero in questa immersione esplorativa. Lentamente scivolammo giù lungo la cima guida, lasciando dietro di noi la luce del sole. Un grande arco di ferro fu la prima cosa che ci apparve nel debole chiarore. La torcia di Al non ci era di grande aiuto. Forme strane, irriconoscibili, coperte di vegetazione, apparivano e sparivano nell'instabile chiazza di luce. Era senza dubbio una nave, ma ben diversa da come avevamo immaginato l'Andrea Doria. Nuotavamo in un mondo spettrale, urtando e toccando oggetti di cui non potevamo discernere la forma vera. Ecco, forse, le finestre di un ponte di passeggiata. Al trovò un'apertura e si lasciò cadere nel buio. Ma poi di là dentro riuscì solo a vedere la luce fioca che filtrava dall'alto. Senza lampada non c'era altro da fare. Durante la risalita ci chiedevamo scoraggiati come avremmo fatto, solo in tre, a identificare il relitto e a realizzare il nostro ambizioso programma. Ma presto ci accorgemmo che c'erano altri problemi, più urgenti a cui pensare. Stefano, che ci precedeva, alzò la mano sinistra a indicare qualcosa. Poi lo stocco. Ed eccolo là, lungo 4 metri,
portò la cima con la pinna pettorale, girandoci attorno. A bordo nessuno poteva sapere quello che ci stava accadendo. Come d'accordo, Mimì lanciò le cime zavorrate, il nostro punto d'appoggio per la decompressione. La corrente stava cambiando e l'acqua era diventata più torbida. Cime e pesi di zavorra si vedevano a malapena. Quando ci voltammo, era lì anche lui. Nuotava pigramente, a larghi cerchi. Appariva e spariva nella verde foschia. Stefano fece un allungo con lo stocco. Non c'era nulla. Per fortuna l'immersione era stata breve e così fu la decompressione. Ma il peggior pericolo con gli squali è proprio quando si ha la testa fuori dell'acqua. Ci liberammo dalle bombole e fummo a bordo a tempo di primato. Al fece ancora di meglio, saltando in barca con tutti i 40 kg che aveva addosso. Stefano parlò per tutti. Mamma mia. Da oggi nessuno scende in acqua senza gabbia. E non mo fate ripete, eh? Certo, Arnaldo, certo che siamo d'accordo. Solo che stamattina la tua gabbia non era ancora pronta. Sta pur sicuro che d'ora in avanti la terremo cara. E da dietro le sbarre penseremo a te. Nel pomeriggio la corrente aumentò ancora. Era così forte che i galleggianti erano per metà sott'acqua. La cima che li ancorava era tesa e vibrava come una corda di chitarra. Jack aveva il suo da fare a governare la nave. Ci portò sulla boa, macchina indietro a tutta forza. Noi ci tenevamo pronti sullo scivolo di poppa, col rischio di finire in acqua e essere risucchiati dalle eliche. Macchine ferme. Jack ci diede il via. Stavolta avevo con me la cinepresa grande e la lampada. Momento cruciale anche per Arnaldo. Cinepresa, lampada e gabbia dovevano funzionare. La corrente era tale che bisognava tirarsi giù a forza di braccia e i nostri corpi sventolavano come bandiere. La visibilità era ancora peggiorata. La corrente veniva da terra per 100 miglia di bassi fondali portando fango e detriti. A meno 40 ci trovammo avvolti in una gialla nube di plancton. Erano questi gli strati opachi di cui mi avevano parlato e che fanno da schermo alla luce del sole. Più sotto, oscurità totale. Ci sentivamo come i primi uomini sulla faccia buia della luna. La lampada però funzionava e gli oggetti irriconoscibili che avevamo intravisto quel mattino cominciavano a prendere forma nel cono di luce. Trovammo una delle nostre ancore. Il termometro legato al ceppo segnava 6 gradi. Un freddo terribile per noi che avevamo le mute ridotte dalla pressione allo spessore di un foglio di giornale. Mentre avanzavo lungo l'informe distesa d'acciaio, abbassai la lampada. Una rete era tesa davanti a noi. Pescava ancora. Una rete fantasma, come la chiamano i pescatori di qui. Avevamo avuto fortuna la mattina. Chi fosse incappato nel buio in questa trappola difficilmente sarebbe riuscito a districarsene anche col coltello. Era una gigantesca ragnatela di nylon e cavi d'acciaio tesi e taglienti come rasoi. Adesso capivamo il perché di tanti squali. I
pesci che si dibattono e quelli che imputridiscono sono un richiamo irresistibile per i predoni del mare. Ma qualche volta anche loro restano impigliati tra le maglie. Affascinati dal macabro spettacolo, indugiammo a fotografarlo per tutto il tempo che ci restava. Ma da allora facemmo bene attenzione alle reti fantasma. Ne trovammo ancora due, e senza dubbio ce n'erano altre, sempre con il loro corteo di squali affamati. Il tempo era scaduto. Adesso sapevamo qualcosa di più sul relitto. Ma quello che avevamo appreso non era incoraggiante. Con la lampada feci segno agli altri di precedermi, per poterli riprendere durante la risalita. Nel mirino li vedevo allontanarsi sempre più e mi resi conto che la grande massa della cinepresa e della lampada mi tratteneva in basso. Dovetti tirarmi su. Appesi alle cime zavorrate, eravamo stanchi, infreddoliti. L'eccitazione era passata. Ci aspettava un'interminabile ora per desaturarci. Bolle alla superficie. Era il momento di calare la gabbia. Un'ora interminabile, ma questa volta al sicuro. La fragile struttura di legno e di alluminio ci dava un senso di sicurezza, forse sproporzionato alla realtà. Rimasi fuori a riprendere la scena dopo aver mandato a galla la cinepresa grande e averla sostituita con l'altra calatami da Mimì. Stefano prese il fucile con la testa esplosiva assicurato al fianco della gabbia, ma non vide in tempo quello che io avevo visto. Era il nostro amico del mattino. Dopo un attimo ero in gabbia anch'io. Eh? Ma questa non è una gabbia, è una fortezza. Bravo Arnaldo. Con la gabbia di Bravo Mattei. Che te pare, Al? Ti piace? Good man. Va bene? Molto buono, okay, molto buono. Bravo Arnaldo. Well done. Ma qualcuno stava già pensando alla rappresaglia. E come no? Per questo non ho mangiato carne a colazione. Allora, le piace la carne? Vedrete che verranno. Adesso no, ma quando fa buio vedrete. Era già il tramonto e niente. Oh Mimì, quella carne era meglio se te la mangiavi. Aspettate, aspettate. Voi canne, come dicevo, voi canne. Aggiapillate. Una lenza. Datemi una lenza che vi faccio vedere io. È uno squalo azzurro, come quello che nuotava intorno alla boa questa mattina. Dai, dai! Guarda qua, questo sì che è un pesce cane, mica i vostri merluzzi! Oh, vedi che sventole! Non devo perdere, mantieni! Ne sta venendo nato, il lobo! Avete visto se le piaceva la carne? Cosa vi dicevo io? Eravamo tutti eccitati e la pesca andò avanti per qualche ora, nonostante la stanchezza. Nell'acqua nera, ogni squalo tirato sottobordo veniva subito azzannato dagli altri.
Con tutte le precauzioni del caso, Mimì ne trascinò in barca ancora uno. Vieni, bello! Vieni! Stefano, chi sei grosso? Attenzione che ti volta a mare! L'ultimo era il più grosso. Si aggrappava disperatamente alla murata. Irragionevolmente ci sentivamo più sicuri, sebbene sapessimo che per pochi squali tolti di mezzo ce n'erano ancora migliaia e migliaia laggiù. All'alba, Mimì mise a seccare coda e pinne del più grande, a ricordo del suo trionfo. Il tempo si manteneva buono. Un'altra giornata di lavoro ci aspettava. In attesa della stanca di marea, Stefano prendeva appunti per il libro che avrebbe scritto sull'impresa. Mimì, da buon marinaio, divideva il suo tempo fra il meritato riposo e la lettura di riviste specializzate. Per Al, ogni minuto sottratto al sonno era tempo sprecato. E io cercavo di ordinare le idee per mettere a frutto l'esperienza fatta e programmare il lavoro futuro. Il mio ottimismo risultò giustificato. L'immersione successiva fu una di quelle fortunate in cui tutto va secondo le previsioni. L'acqua era chiara. Avevamo due lampade con noi e per la prima volta potemmo farci un'idea di dove eravamo e di come era fatta questa nave. Scafo e strutture colossali. Nessun dubbio ormai che questa fosse l'Andrea Doria. Allo sgomento dei primi incontri subentravano altri sentimenti. L'euforia per un successo che sembrava a portata di mano e la pietà per la nave morta. I fanali del ponte di passeggiata sembravano grandi fiori di pietra. Gli oblò erano sfondati, orbite vuote e dietro ad esse il buio. Cercammo con la luce e apparve un tavolo, infisso nella parete che un tempo era stata il pavimento della sala da pranzo. Entrammo e dopo aver vagato in quella penombra, la poca luce di fuori ci abbagliava. Rampa di una scala tra ponte e ponte era diventata il rifugio di una grande musdea. Gli anemoni coprivano tutto, anche i pochi cristalli ancora intatti. Il rame, l'ottone, il ferro, il legno scomparivano sotto una giungla compatta di animali che sembravano piante. Facevamo fatica a riconoscere anche gli oggetti più comuni. E solo quando cominciammo ad abituarci all'idea che tutte le pareti erano ponti, potemmo orientarci. Eravamo affascinati da quel mondo di sinistre meraviglie. Poi ad Al venne un'idea. Voleva un souvenir e se lo scelse sulla sua misura. Così cominciò la caccia ai ricordi. A Stefano interessava il quadrante della bussola grafometro.
Al era riuscito a sradicare il suo lampione e con un pallone di plastica riempito d'aria lo mandava su. I pesci avevano l'aria di guardarci con severità, ma erano solo ipnotizzati dalla luce. Stefano si affacciò alla murata e si lasciò calare lungo il ponte. Il fondo di sabbia e fango era cosparso di anemoni e rottami. Stefano vide qualcosa nella sabbia. Possibile, era proprio una forchetta. E poi un'altra e un'altra ancora. Ne raccolse quattro. Era così eccitato che per farmele fotografare le mise fuori campo. Era tempo di risalire. Vicino al fondo i ponti apparivano stranamente puliti. Più in alto invece erano rivestiti da una coltre vivente che poteva sembrare un addobbo carnevalesco. O anche un lupus, una lepra orrenda. Passando davanti alla plancia ci venne la tentazione di esplorarla. Ma ogni altro minuto qua giù ci sarebbe costato 5 minuti nella gabbia antisqualo. Stefano ci aveva preceduti e aspettava, accanto alla sua bussola. Abituato alle acque della Sicilia, sopportava il freddo meno di noi. L'aletta di plancia, che ci era apparsa così misteriosa la prima volta, era adesso il nostro punto di partenza per la risalita. Questa volta i 15 minuti ci erano sembrati pochi. Laggiù ci eravamo sentiti sicuri, quasi felici, come se la nave ci proteggesse. Vai, Mimì. Tutto si svolgeva ormai regolarmente, come alle prove di ponte. Anche noi sott'acqua ci sentivamo tranquilli nonostante il groviglio di tubi e cime. Al segnalava a Mimì di recuperare la macchina fotografica ormai scarica. Ancora 35 minuti, un'eternità. Ma per ingannare la noia bastava affacciarsi. Ed ecco come dal palco delle autorità la solita sfilata. Sopra di noi, come un nume tutelare, Mimì, dal canotto vigilava. Il primo a salire in barca doveva fargli vedere il decompressimetro per evitare che lui ci costringesse a restare sott'acqua più del necessario. Dopo un'immersione come questa si poteva essere ottimisti. Forse non sarebbe stato poi tanto difficile. Al ci mostrò il suo più incredibile trofeo, un grosso galleggiante che aveva trovato vicino alla rete fantasma. Raschiate le alghe, rivelò una scritta in caratteri cirillici. Forse la rete era stata persa da un peschereccio russo. Ce ne sono molti che lavorano qui. Stefano ripuliva forchette, un lavoro che non aveva ancora mai fatto in vita sua. Nel pomeriggio incrociammo un piccolo peschereccio di New Bedford, uno dei tanti che trascinano le loro reti sul banco di Nantucket. Avevano fatto una buona cala, sogliole e rombi, ed erano tutti occupati a stivarli. Però furono contenti di vederci e ci accolsero cordialmente. Anche noi, dopo una settimana di mare, avevamo voglia di parlare con qualcuno. E poi sapevamo che qui si pescano aragoste enormi e che i pescatori non ne fanno gran conto.
Pescatori e subacquei hanno sempre qualcosa da raccontarsi. Le aragoste c'erano e ce ne diedero quante volevamo. Secondo le buone usanze dell'alto mare, pagammo in cassette di birra. Tornati alla Narragansett, ci preparammo al banchetto. Ce n'era abbastanza per un paio di giorni. Ma prima di tutto, Al volle documentato il suo successo. Era stato lui a dirci delle aragoste. Poi fu Mimì a farsi avanti. Non permise a nessuno di toccarle. E le cucinò lui stesso secondo la ricetta di Ponza. Basta. Sono 5 kg di aragosta per un chilo di spaghetti. Perché sono gli ultimi. Poi non ce ne daranno più. Ma che, alla mia età? Ma quale età? Quello che Arnaldo vide alla sua sinistra lo scandalizzò. Al non sapeva mangiare gli spaghetti con la forchetta. Ma che? Ma così muori di fame? Guarda qua. E che te mangi pure la forchetta? Chi l'ha data a Fusillo? Così, benissimo. Proprio come uno di noi. No, come due di voi. A Stefano, ho cerpiato. Quello se mangia pure i due. Che forza. Dire che fanno. Il mattino dopo, il cielo era grigio e i gabbiani volavano bassi intorno alla nave. Mimì, salito sul ponte, annusò il vento e disse: non è aria, leviamoci di qua. Non passò un minuto e arrivarono i primi groppi. Dagli oblò guardavamo il mare che si faceva sempre più bianco. Le onde spazzavano la coperta. Dovemmo rizzare tutto. A velocità ridotta puntammo sull'isola di Nantucket, il ridosso più vicino. La visibilità era diminuita e c'era da temere una collisione. Il radar non poteva vedere al di là delle montagne d'acqua. Il vento era così teso che nebulizzava le creste di schiuma. Al tramonto, ancora mare grosso, sebbene il vento fosse caduto. Il mattino dopo, improvvisa come era venuta, la burrasca cessò. Il cielo era pulito, le acque della rada lisce come quelle di un lago. D'un tratto eravamo passati dall'inverno all'estate. Nantucket è la Capri degli Stati Uniti e un giorno di vacanza ci sembrava di essercelo guadagnato. Dai moli dove i balenieri di Melville erano partiti alla caccia di Moby Dick, i turisti ci guardavano incuriositi. E là, dove un tempo si ormeggiavano i più veloci brigantini del mondo, ristoranti su palafitte e commensali che gettavano briciole ai gabbiani. Posta! Avevamo lasciato questo recapito agli amici di New York, sapendo che prima o poi saremmo capitati sull'isola. E di posta ce n'era molta più del previsto. Fu una sorpresa per noi vedere che i giornali ci dedicavano tanto spazio. E ancor più sorprendenti erano certe notizie che ci riguardavano. Apprendemmo che l'Andrea Doria sarebbe stata presto riportata a galla con la schiuma di plastica, con i palloni, con grossi contenitori riempiti d'aria e infine con le palline da ping pong. Sconosciuti signori concedevano interviste dichiarando di averci detto cosa e come fare, o affermavano di essere nostri soci in affari o addirittura che noi stavamo lavorando per loro conto. Eravamo volta a volta eroi e avventurieri, idealisti e cercatori di tesori. Per alcuni stavamo già riportando a galla la nave. Per altri era certo che avevamo già abbandonato l'impresa.
Il commento più sensato fu quello, senza parole, di un amico di Roma. Il giorno successivo riprendemmo il mare, ormai in bonaccia. Era la prima volta che attraversavamo il crocevia dell'Atlantico con tempo chiaro ed eravamo preoccupati per il grande traffico. Pescherecci, petroliere, navi da carico, transatlantici ci incrociavano in continuazione. Se una di queste navi fosse passata sopra di noi mentre stavamo risalendo, boe, cime e noi stessi saremmo stati risucchiati dalle eliche senza che le grandi macchine perdessero un sol colpo. Poco prima che partissimo dall'Italia, un incidente come questo era accaduto a un pescatore subacqueo, in Riviera. Dovevamo raddoppiare le precauzioni e la vigilanza per evitare che una delle tante navi ci passasse sopra quando eravamo vicini alla superficie. E se fosse accaduto mentre eravamo sul fondo, la sola scomparsa delle boe sarebbe stata fatale. Portati via dalla corrente per tutto il tempo della decompressione, saremmo riemersi chissà dove. E bastano 100 metri di distanza perché un uomo in mare non si veda più. Secondo gli oceanografi, le correnti sul banco non dovevano superare la velocità di un nodo e mezzo. Il nostro correntometro registrava più di 3 nodi, una velocità da fiume in piena. Con un carotatore prelevammo campioni del fondo. Conoscendone la viscosità, sarebbe stato possibile calcolare la trazione necessaria per strappare il relitto alla morsa di fango, vincendo il cosiddetto effetto ventosa. La storia dei recuperi marittimi registra fallimenti clamorosi per non aver tenuto conto di questo fattore. Dal campione risultò che il fondo era molto più scuro e granuloso di quanto non ci fosse apparso alla luce dei riflettori. Questa volta avremmo incominciato la ricognizione dal punto più basso, per risalire lungo le finestre della timoneria. Volevamo esplorare la plancia e quanto in essa restava di attrezzature e strumenti di navigazione. Ecco il colore del fondo, ben diverso dal campione alla luce del sole. La profondità, il buio, il freddo danno un'immagine deformata della realtà, quasi un'allucinazione. Le finestre ci sfilavano davanti e noi guardavamo nell'antro oscuro che era stato il cuore e il cervello della nave. Riconoscemmo il telegrafo di macchina, anch'esso in posizione orizzontale come tutto il resto. La ruota di ottone del pilota automatico e quella di legno della manovra a mano. Stefano volle posare al posto del timoniere. Il radar. L'ultimo impulso ricevuto era stato quello della Stockholm in rotta di collisione. Le manopole del telegrafo di macchina erano rimaste sullo stop. Una cima tesa attraverso la plancia. Il sostegno di emergenza per gli ufficiali rimasti al loro posto a nave sbandata. Poi la bussola magnetica. Stefano trovò il cristallo ancora intatto. La rosa dei venti era bloccata contro di esso. In controplancia, al di là di un cavo di acciaio, qualcosa che sembrava la testa di un mostro preistorico. Era un riflettore, ancora puntato verso il ponte Lance. Più avanti nel buio, l'antenna del radiogoniometro, in gran parte pulita, come pure il coperchio della bussola normale. La patina di solfato di rame è benefica per ogni forma di vita. Anche la serretta di controplancia aveva conservato il suo aspetto originario.
Quindicesimo minuto. Segnale di risalita. Nuotai lungo la fiancata di sinistra, che adesso era solo un pavimento di ferro. Ripetuto il segnale, cominciai la solita arrampicata. La cima tesa non era soltanto una guida per noi, ma anche un punto di appoggio. E come sempre, la resistenza del lontano galleggiante ci era di conforto. Eravamo ormai abituati al rumore delle eliche, ma non lo avevamo mai sentito così forte e in così rapido avvicinamento. L'ago del decompressimetro era molto avanti nella zona rossa. Bisognava raggiungere subito la quota di decompressione. No, troppo vicino. E dovemmo scendere. Sentimmo subito dalla tensione della cima che il galleggiante c'era ancora. La nave ci era passata sopra, ma non lo aveva strappato. Quell'ufficiale di guardia non saprà mai cosa gli abbiamo augurato di là sotto. Perché l'impossibile diventi possibile e l'Andrea Doria ritorni alla luce. Questo era scritto sulla targa di bronzo che avevamo portato con noi dall'Italia. Era massiccia, pesante. Mimì l'assicurò a una spessa tavola di legno per alleggerirla in acqua. L'idea era di raggiungere l'aletta di plancia di sinistra e poi scendere fino alla timoneria. Alla quinta finestra, quella di mezzo, avremmo fissato la nostra targa, vicino a quella del costruttore. Per quanto alleggerita da galleggianti e tavola, era ancora pesantissima. Appena lasciata la cima, Stefano sprofondò come un sasso. In pochi secondi non lo vedemmo più. Sul fondo, Stefano era lì che ci aspettava tranquillo. Aveva già lasciato la targa sotto l'aletta di plancia. Alla luce della mia lampada, tagliò le sagole, liberando tavola e galleggianti. Ma fu un errore, perché la targa doveva essere portata ancora 14 metri più in basso. Adesso pesava tutti i suoi 20 kg. Stefano non poteva nuotare, ma solo lasciarsi cadere. Per qualche attimo restò impigliato in un cavo abbandonato. Dopo una caduta di 10 metri, si aggrappò al montante fra due finestre. Di là, afferrandosi dove poteva, discese ancora più in basso. Dovevamo collocare la targa, ma non fu facile trovare un posto dove fissarla. Sulla parte frontale della timoneria ci sono 9 grandi finestre. Nel riquadro della terza vidi nuovamente il telegrafo di macchina. La quarta e la quinta apparivano ingombre di rottami e cavi aggrovigliati. Sulla quinta, quella di centro, Al e Stefano erano al lavoro. Chiuso il lucchetto, Stefano ne esibì la chiave. Si sentiva ormai il padrone del relitto. E in fondo, un segno del nostro passaggio sarebbe rimasto laggiù.
Chiunque abbia eseguito lavori sott'acqua sa cosa significa un'operazione come questa, a meno 70. Eravamo euforici, ma subito mi accorsi che Stefano era pallido e, al contrario del solito, silenzioso. Gli doleva una spalla, gli doleva sempre di più. Il sintomo dell'embolia gassosa. Il male è un tempo misterioso che può accecare o uccidere in poche ore. Era stato sul fondo quanto noi e aveva fatto la decompressione con noi, ma si era affaticato di più ed era bastato. Non c'era un minuto da perdere, bisognava rimetterlo subito sotto pressione. Non c'è altra cura per un subacqueo colpito da embolia. Stefano lo sapeva bene, ma nonostante il dolore sempre più forte, l'idea di passare lunghe ore in quella bara d'acciaio lo rendeva riluttante. Sul relitto avevamo respirato l'aria delle bombole a una pressione 7 volte quella normale. In profondità, l'azoto si scioglie nel sangue in quantità sempre maggiore. E la decompressione serve appunto a fare in modo che ritorni allo stato gassoso lentamente, senza formare bolle. Ma Stefano, respirando affannosamente, aveva accumulato più azoto di noi e avrebbe dovuto decomprimersi più a lungo. Un embolo gli aveva ostruito l'arteria della spalla e sicuramente altre bolle gli si stavano formando nel sangue. Mettendolo sotto pressione, noi avremmo ridotto il volume di queste bolle. Le avremmo frantumate per farle giungere fino ai polmoni e così eliminarle. Chiuso il portello, Ale e io sapevamo che ci saremmo trovati nei guai se avessimo avuto gli stessi sintomi. La camera non poteva essere riaperta che a trattamento ultimato. Lo mandai a 2 atmosfere di pressione. Doveva bastare per dargli sollievo. Stefano, va meglio? Sì, ancora male alla spalla? Sto meglio. Sì, datemi l'ossigeno. Sta attento a non dormire. È pericoloso sotto ossigeno. Non dormire. Prenditela con calma, va tutto bene. Ma stammi sveglio, eh? E intanto ti mando un caffè. Attento a non rovesciarlo. Cosa dici? Che va tutto bene? Ma sì. Questione di ore. E starà meglio di prima. Infatti, Stefano appariva chiaramente sollevato. Ormai ci voleva soltanto pazienza. Ma Jack non fu tranquillo fino a quando non lo vide uscire. Dopo 7 ore nella penombra della camera barica, Stefano aveva gli occhi sensibilizzati alla luce. Era imbarazzato, come se quello che gli era successo fosse colpa sua. La prima cosa che chiese fu una sigaretta. Un paio di giorni ancora e avrebbe potuto riprendere il lavoro con noi. Le palline da ping pong. Ne avevamo comprate un paio di dozzine a Nantucket, in omaggio a quel signore che voleva usarle per riportare a galla l'Andrea Doria. Noi le portammo sul relitto per fargli vedere che cosa sarebbe successo. Raggiunta la parte meno profonda dello scafo, a non più di 54 metri, le sferette erano già stritolate. Sembravano gusci d'uovo e non potevano neppure galleggiare. Sarebbe accaduto lo stesso anche se fossero state di ferro. Ed è sorprendente che il corpo umano possa resistere a pressioni come queste e anche maggiori senza danno. Questa era solo una fotografia. Il flash di Hall scattava 2 volte al minuto, 36 volte per ogni immersione.
dove nessuno aveva fatto più di 12 fotografie, Hall ne fece 500, un primato difficilmente superabile. Adesso dovevamo trovare un sistema per sfruttare meglio i 15 minuti di ciascuna immersione. Le nostre cime guida erano al centro nave. Io proponevo di portare giù un'altra cima e di trascinarla con noi lungo il relitto. Al termine del percorso saremmo risaliti lungo di essa. Questo ci avrebbe permesso di raggiungere la poppa o la prua e non avremmo dovuto perdere tempo facendo il percorso a ritroso fino alla guida lungo la quale eravamo scesi. Poiché Hall e io eravamo già carichi di apparecchi fotografici e cinematografici, sarebbe toccato a Stefano di trascinare la nuova cima sul fondo. Il piano era questo: scendere al centro nave lungo il solito cavo ancorato presso il fumaiolo. Andare poi verso poppa, per l'ormai noto ponte barche, fino a raggiungere il terrazzino. Calarci lungo la ringhiera fino a mezzanave e attraversare il ponte di poppa fino all'asta di bandiera. Qui avremmo fotografato il nome della nave. Il cavo di Manila era il materiale più adatto e Mimì ne aveva scovato un rotolo da 200 metri in fondo alla stiva. Ok, go! Stefano, che trascinava con sé la nuova cima, doveva stare bene attento a non avvolgerla attorno al cavo di discesa. E adesso Mimì poteva sapere a ogni momento a che profondità eravamo e in che direzione stavamo andando. Allo scadere del decimo minuto, Mimì avrebbe recuperato l'imbando e assicurato la cima a un galleggiante per la risalita. Così iniziammo il lungo viaggio, abbandonando per la prima volta la vecchia guida, ancorata presso il fumaiolo. Stefano portava con sé il nostro filo d'Arianna. Fra il turbinio dei detriti si intravedevano via via ringhiere, fanali, bighi di scialuppe, punti di riferimento ormai ben noti, che ci guidavano verso poppa. Riconoscemmo il terrazzino. Una nuova foto si era aggiunta alla collezione di Hall. Ecco la poppa. Stefano nuota lungo l'asta di bandiera nel buio. Era stata l'ultima parte della nave a sparire nell'oceano, come il braccio di un uomo che affoga. Ed ecco finalmente il nome che per tanto tempo avevamo cercato di raggiungere. Le lettere di bronzo sono quasi cancellate dalle incrostazioni e dobbiamo pulirle con una spazzola di acciaio. Compiuto dai marinai quando la nave era viva, ci appare adesso come un ultimo omaggio alla nave per la quale abbiamo rischiato tutto. Il flash di Hall ci richiama alla realtà. Dobbiamo raggiungere la parte inferiore della poppa, dove è scritto Dorie. Stefano risale e dice che non è possibile. Perché non è possibile? C'è una rete, un'altra rete fantasma. È un cavo d'acciaio che ci taglia la strada. Ma non è questo. Qui le incrostazioni sono così compatte che il nome Doria è scomparso per sempre. Ora Stefano scioglie la cima. E io so perché. Ci restano ancora 8 minuti. E lui vuole raggiungere il nome Doria
a prua. Nuotare ancora per 200 metri, adesso, è una follia. Ma io non voglio impedirlo. La cima maledetta si è impigliata. Adesso perderò tempo. Via, a salire. Devo fare presto. Perché non vengono? Perché non si sbrigano? Ci si mette anche alla adesso. Come faccio a stargli dietro con tutta questa roba addosso? Sono rimasto solo. Ma che? Ci sono due pesci. Accidenti, sei torbido. Ma dove diavolo vanno? Qui non si vede niente. Ah, deve essere la luce di Stefano. Non mi piace questo posto. Andiamo via. Mimì! Perché non molla? Perché non fila cima? Ha capito. Si muove con noi. I bighi. Questo lo riconosco. Siamo già stati qui. Dove vai, Stefano? La rete. Qui c'è la rete. Dobbiamo passarci sotto. Di qua. La nostra vecchia cima. Allora, siamo di là della rete. Possiamo risalire. Siamo ancora qui. Sono i merluzzi. Ecco Stefano di nuovo. Mi sta alzando davanti tutto questo polverone. Lo sa Dio cosa si vedrà nella pellicola. Non si vede un accidente. Ma no. Ecco la cima. Eccolo lì. No. No, è Al. Sta prendendo fiato. Ah, l'aletta di plancia. Siamo vicini. Stefano, è già arrivato. Ha legato la cima a passe cava. Al, è qui anche lui. Allora, ce l'abbiamo fatta. La prua è contorta. Deformata. Infissa nel fondo, quando la poppa era ancora fuori dall'acqua, ha sostenuto tutto il peso della nave. Il tagliamare è piegato dalla parte dove la fiancata ha ceduto. Un passacami. Sembra l'occhio di una maschera tragica. Nella corrente in aumento, Stefano deve afferrarsi e nuotare per non farsi spazzare via. Al si è fermato su qualche cosa di tanto grande che non capisco subito cosa sia. È l'ancora.
10 tonnellate di ferro rimaste miracolosamente ferme nell'occhio di Cubie. Anche Stefano è qui, in piedi su una delle grandi marre. Ecco ancora il nome, Andrea. Ma non è questo che voglio riprendere. Mi resta poca pellicola. La nostra impresa è finita. Adesso sappiamo che nessuno riporterà mai alla luce l'Andrea Doria. Il mare la farà sempre più sua, la stringerà sempre più nel sudario di anemoni e sarà una scogliera in fondo al mare. Abbiamo impiegato molto tempo e corso molti rischi per arrivare soltanto a questa conclusione. Ma sono certo che nessuno di noi ha rimpianti. Una scogliera in fondo al mare. Così abbiamo trovato l'Andrea Doria. Così la ricorderemo nella sua sinistra bellezza. Per questo, all'inizio dell'ultima risalita, ci siamo voltati indietro. Secondo le buone usanze dell'alto mare, pagammo in cassette di birra. Tornati alla Narragansett, ci preparammo al banchetto. Ce n'era abbastanza per un paio di giorni. Ma prima di tutto, Al volle documentato il suo successo. Era stato lui a dirci delle aragoste. Poi fu Mimì a farsi avanti. Non permise a nessuno di toccarle. E le cucinò lui stesso secondo la ricetta di Ponza. Basta, basta. Sono 5 kg di aragosta per un chilo di spaghetti. Perché sono gli ultimi. Poi non ce ne saranno più. Ma che, alla mia età? Ma quale età? Quello che Arnaldo vide alla sua sinistra lo scandalizzò. Al non sapeva mangiare gli spaghetti con la forchetta. Ma che? Ma così muore di fame. Guarda qua. E che te mangi pure la forchetta? Chi l'ha data a Pusillo? Così, benissimo. Proprio come uno di noi. No, come due di voi. A Stefano, occhi al piatto, quello se mangia pure i due. Che forza. Dire che fanno. Il mattino dopo il cielo era grigio e i gabbiani volavano bassi intorno alla nave. Mimì, salito sul ponte, annusò il vento e disse: non è aria, leviamoci di qua. Non passò un minuto e arrivarono i primi groppi. Dagli oblò guardavamo il mare che si faceva sempre più bianco. Le onde spazzavano la coperta. Dovemmo rizzare tutto. A velocità ridotta puntammo sull'isola di Nantucket, il ridosso più vicino. La visibilità era diminuita e c'era da temere una collisione. Il radar non poteva vedere al di là delle montagne d'acqua. Il vento era così teso che nebulizzava le creste di schiuma. Al tramonto, ancora mare grosso, sebbene il vento fosse caduto. Il mattino dopo, improvvisa come era venuta,
La burrasca cessò. Ecco il risultato su una tavola di 5 centimetri di spessore. Finché mi restano cartucce, le gambe non ce le mangeranno. Questo è il più potente fucile subacqueo che esista. Lancia un arpione senza alette. Io non voglio catturare squali né portarli a casa. Voglio portare a casa la pelle. E quando il fucile è scarico, c'è la baionetta. Poi lo stocco. In guardia. Toccato. E se non funziona niente, resti a mani vuote? Come te la cavi, eh? Mi levo la maschera e lo mordo per primo. New Bedford, 3 luglio 1968. Narragansett era il nome del peschereccio atlantico che avevamo noleggiato per la spedizione. Il tempo era pessimo. Faceva freddo come d'inverno. Ci sembrava incredibile. Avevamo lasciato Roma il giorno prima, calda e piena di sole. Il materiale ci aveva preceduti e bisognava sistemarlo. Al Giddings, appena giunto da San Francisco, si mise al lavoro. Mimì se ne rallegrò più di ogni altro. Non aveva mai fatto molto conto su di noi per i lavori pesanti. La nostra camera di decompressione era quanto di meglio si potesse desiderare. Non era facile collocarla sul ponte già ingombro, ma per i personaggi importanti un posto si trova sempre. Con un programma come il nostro, che prevedeva 2 immersioni al giorno a meno 74 in acqua fredda, la camera era una precauzione indispensabile. Era una camera monoposto. Non avevamo potuto permetterci di più. E io preferivo non pensare alla possibilità che capitasse qualcosa a 2 di noi allo stesso tempo. Per completare il carico ci sarebbero voluti un paio di giorni. Ma nel pomeriggio ci fu una schiarita e Mimì, inflessibile, in poche ore ci fece caricare tutto. Ultime, le bombole di ossigeno per la decompressione. Con grande meraviglia il fornitore aveva appreso che avremmo respirato ossigeno per saldature in luogo di ossigeno terapeutico. Rispondemmo che nessuno di noi era malato. Sapevamo bene che l'ossigeno per saldature è buono quanto l'altro e costa la metà. Con il ponte sovraccarico di oggetti piuttosto insoliti per un peschereccio, quella sera stessa prendemmo il mare. Dodici ore per raggiungere il punto stimato a 110 miglia dalla costa. Secondo i calcoli dovevamo essere molto vicini all'Andrea Doria, ma una nave, anche grandissima, è ben piccola cosa in fondo al mare. Sempre più forte l'idea di passare lunghe ore in quella bara d'acciaio lo rendeva riluttante. Sul relitto avevamo respirato l'aria delle bombole a una pressione 7 volte quella normale. In profondità l'azoto si scioglie nel sangue in quantità sempre maggiore e la decompressione serve appunto a fare in modo che ritorni allo stato gassoso lentamente, senza formare bolle. Ma Stefano, respirando affannosamente, aveva accumulato più azoto di noi e avrebbe dovuto decomprimersi più a lungo. Un embolo gli aveva ostruito l'arteria della spalla e sicuramente altre bolle gli si stavano formando nel sangue. Mettendolo sotto pressione, noi avremmo ridotto il volume di queste bolle. Le avremmo frantumate per farle giungere fino ai polmoni e così eliminarle. Chiuso il portello, Ale e io sapevamo che ci saremmo trovati nei guai se avessimo avuto gli stessi sintomi. La camera non poteva essere riaperta che a trattamento ultimato. Lo mandai a 2 atmosfere di pressione. Doveva bastare per dargli sollievo. Stefano, va meglio? Sì, ancora male alla spalla? Sto meglio. Sì, datemi l'ossigeno. Sta attento a non dormire. È pericoloso sotto ossigeno. Non dormire. Prenditela con calma, va tutto bene. Ma stammi sveglio, eh? E intanto
Ti mando un caffè. Attento a non rovesciarlo. Cosa dici? Che va tutto bene? Ma sì, questione di ore. E starà meglio di prima. Infatti, Stefano appariva chiaramente sollevato. Ormai ci voleva soltanto pazienza. Ma Jack non fu tranquillo fino a quando non lo vide uscire. Dopo 7 ore nella penombra della camera barica, Stefano aveva gli occhi sensibilizzati alla luce. Era imbarazzato, come se quello che gli era successo fosse colpa sua. La prima cosa che chiese fu una sigaretta. Ci appare adesso come un ultimo omaggio alla nave per la quale abbiamo rischiato tutto. Il flash di Hal ci richiama alla realtà. Dobbiamo raggiungere la parte inferiore della poppa, dove è scritto Dorie. Stefano risale e dice che non è possibile. Perché non è possibile? C'è una rete, un'altra rete fantasma e un cavo d'acciaio che ci taglia la strada. Ma non è questo. Qui le incrostazioni sono così compatte che il nome Doria è scomparso per sempre. Ora Stefano scioglie la cima e io so perché. Ci restano ancora 8 minuti e lui vuole raggiungere il nome Doria a prua. Nuotare ancora per 200 metri, adesso, è una follia. Ma io non voglio impedirlo. La cima maledetta si è impigliata. Adesso perderò tempo. Via, a salire. Devo fare presto. Perché non vengono? Perché non si sbrigano? Ci si mette anche Alla adesso. Come faccio a stargli dietro con tutta questa roba addosso? Sono rimasto solo. Ma che? Ci sono 2 pesci. Accidenti, sei torbido. Ma dove diavolo vanno? Qui non si vede niente. Ah, deve essere la luce di Stefano. Non mi piace questo posto. Andiamo via. Mimì! Perché non molla? Perché non fila cima? Ha capito. Si muove con noi. I bighi, questo lo riconosco. Siamo già stati qui. Dove vai, Stefano? La rete. Qui c'è la rete. Dobbiamo passarci sotto. Di qua. Il cielo era pulito, le acque della rada lisce come quelle di un lago. D'un tratto eravamo passati dall'inverno all'estate. Nantucket è la Capri degli Stati Uniti. E un giorno di vacanza ci sembrava di essercelo guadagnato. Dai moli dove i balenieri di Melville erano partiti alla caccia di Moby Dick, i turisti ci guardavano incuriositi. E là, dove un tempo si ormeggiavano i più veloci brigantini del mondo, ristoranti su palafitte e commensali che gettavano briciole ai gabbiani. Posta! Avevamo lasciato questo recapito agli amici di New York, sapendo che prima o poi saremmo capitati sull'isola. E di posta ce n'era molta più del previsto.
Fu una sorpresa per noi vedere che i giornali ci dedicavano tanto spazio. E ancor più sorprendenti erano certe notizie che ci riguardavano. Apprendemmo che l'Andrea Doria sarebbe stata presto riportata a galla con la schiuma di plastica, con i palloni, con grossi contenitori riempiti d'aria e infine con le palline da ping pong. Sconosciuti signori concedevano interviste dichiarando di averci detto cosa e come fare, o affermavano di essere nostri soci in affari, o addirittura che noi stavamo lavorando per loro conto. Eravamo volta a volta eroi e avventurieri, idealisti e cercatori di tesori. Per alcuni stavamo già riportando a galla la nave. Per altri era certo che avevamo già abbandonato l'impresa. Il commento più sensato fu quello, senza parole, di un amico di Roma. Il giorno successivo riprendemmo il mare ormai in bonaccia. Era la prima volta che attraversavamo il crocevia dell'Atlantico con tempo chiaro ed eravamo preoccupati per il grande traffico. Pescherecci, petroliere, navi da carico, transatlantici ci incrociavano in continuazione. Se una di queste navi fosse passata sopra di noi mentre stavamo risalendo, boe, cime e noi stessi saremmo stati risucchiati dalle eliche senza che le grandi macchine perdessero un sol colpo. Poco prima che partissimo dall'Italia, un incidente come questo era accaduto a un pescatore subacqueo, in Riviera. Dovevamo raddoppiare. Ecco la poppa. Stefano nuota lungo l'asta di bandiera nel buio. Era stata l'ultima parte della nave a sparire nell'oceano, come il braccio di un uomo che affoga. Ed ecco finalmente il nome che per tanto tempo avevamo cercato di raggiungere. Le lettere di bronzo sono quasi cancellate dalle incrostazioni e dobbiamo pulirle con una spazzola di acciaio. Tante volte compiuto dai marinai quando la nave era viva, ci appare adesso come un ultimo omaggio alla nave per la quale abbiamo rischiato tutto. Il flash di Hal ci richiama alla realtà. Dobbiamo raggiungere la parte inferiore della poppa, dove è scritto Doria. Stefano risale e dice che non è possibile. Perché non è possibile? C'è una rete. Un'altra rete fantasma e un cavo d'acciaio che ci taglia la strada. Ma non è questo. Qui le incrostazioni sono così compatte che il nome Doria è scomparso per sempre. Ora Stefano scioglie la cima e io so perché. Ci restano ancora 8 minuti e lui vuole raggiungere il nome Doria a prua. Nuotare ancora per 200 metri, adesso, è una follia, ma io non voglio impedirlo. La cima maledetta si è impigliata. Adesso perderò tempo. Via, a salire. Devo fare presto. Perché non si sbrigano? Ci si mette anche Alla adesso.
È una pazzia. Come faccio a stargli dietro con tutta questa roba addosso? Tenti di venirci e ci accolsero cordialmente. Anche noi, dopo una settimana di mare, avevamo voglia di parlare con qualcuno. E poi sapevamo che qui si pescano aragoste enormi e che i pescatori non ne fanno gran conto. Pescatori e subacquei hanno sempre qualcosa da raccontarsi. Le aragoste c'erano e ce ne diedero quante volevamo. Secondo le buone usanze dell'alto mare, pagammo in cassette di birra. Tornati alla Narragansett, ci preparammo al banchetto. Ce n'era abbastanza per un paio di giorni. Ma prima di tutto, Al volle documentato il suo successo. Era stato lui a dirci delle aragoste. Poi fu Mimì a farsi avanti. Non permise a nessuno di toccarle. E le cucinò lui stesso secondo la ricetta di Ponza. Basta, basta. Sono 5 kg di aragosta per un chilo di spaghetti. Perché sono gli ultimi. Poi non ce ne saranno più. Ma che, alla mia età? Ma quale età? Quello che Arnaldo vide alla sua sinistra lo scandalizzò. Al non sapeva mangiare gli spaghetti con la forchetta. Ma che? Ma così muore di fame? Guarda qua. E che te mangi pure la forchetta? Chi l'ha data a Pusillo? Così, benissimo, proprio come uno di noi. No, come dovete voi. A Stefano, occhio al piatto, quello se mangia pure i due. Che forza. Dire che fanno. Il mattino dopo, il cielo era grigio e i gabbiani volavano bassi intorno alla nave. Mimì, salito sul ponte, annusò il vento e disse: non è aria, leviamoci di qua. Non passò un minuto e arrivarono i primi groppi. Dagli oblò guardavamo il mare che si faceva sempre più bianco. Le onde spazzavano la coperta. Dovemmo rizzare tutto. A velocità ridotta puntammo sull'isola di Nantucket, il ridosso più vicino. La visibilità era diminuita e c'era da temere una collisione. Il radar non poteva vedere al di là delle montagne d'acqua. Al tramonto, ancora mare grosso, sebbene il vento fosse caduto. Il mattino dopo, improvvisa come era venuta, la burrasca cessò. Il cielo era pulito, le acque della rada lisce come quelle di un lago. D'un tratto eravamo passati dall'inverno all'estate. Nantucket è la Capri degli Stati Uniti e un giorno di vacanza ci sembrava di essercelo guadagnato. Dai moli dove i balenieri di Melville erano partiti alla caccia di Moby Dick, i turisti ci guardavano incuriositi. E là, dove un tempo si ormeggiavano i più veloci brigantini del mondo, ristoranti su palafitte e commensali che gettavano briciole ai gabbiani. Posta! Avevamo lasciato questo recapito agli amici di New York, sapendo che prima o poi saremmo capitati sull'isola. E di posta ce n'era molta più del previsto. Fu una sorpresa per noi vedere che i giornali ci dedicavano tanto spazio. E ancor più sorprendenti erano certe notizie che ci riguardavano. Apprendemmo che l'Andrea Doria sarebbe stata presto riportata a galla con la schiuma di plastica, con i palloni, con grossi contenitori riempiti d'aria e infine con le palline da ping pong. Sconosciuti signori concedevano interviste dichiarando di averci detto cosa e come fare, o affermavano di essere nostri soci in affari, o addirittura che noi stavamo lavorando per loro conto. Eravamo volta a volta eroi e avventurieri, idealisti e cercatori di tesori.
Per alcuni stavamo già riportando a galla la nave. Per altri era certo che avevamo già abbandonato l'impresa. Il commento più sensato fu quello, senza parole, di un amico di Roma. Il giorno successivo riprendemmo il mare, ormai in bonaccia. Era la prima volta che attraversavamo il crocevia dell'Atlantico con tempo chiaro ed eravamo preoccupati per il grande traffico. Pescherecci, petroliere, navi da carico, transatlantici ci incrociavano in continuazione. Ok, go! Che trascinava con sé la nuova cima, doveva stare bene attento a non avvolgerla attorno al cavo di discesa. E adesso Mimì poteva sapere a ogni momento a che profondità eravamo e in che direzione stavamo andando. Allo scadere del decimo minuto, Mimì avrebbe recuperato l'imbando e assicurato la cima a un galleggiante per la risalita. Così iniziammo il lungo viaggio, abbandonando per la prima volta la vecchia guida, ancorata presso il fumaiolo. Stefano portava con sé il nostro filo d'Arianna. Fra il turbinio dei detriti si intravedevano via via ringhiere, fanali, bighi di scialuppe, punti di riferimento ormai ben noti, che ci guidavano verso poppa. Riconoscemmo il terrazzino. Una nuova foto si era aggiunta alla collezione di Hall. Ecco la poppa. Stefano nuota lungo l'asta di bandiera nel buio. Era stata l'ultima parte della nave a sparire nell'oceano, come il braccio di un uomo che affoga. Ed ecco finalmente il nome che per tanto tempo avevamo cercato di raggiungere. Le lettere di bronzo sono quasi cancellate dalle incrostazioni e dobbiamo pulirle con una spazzola di acciaio. Tante volte compiuto dai marinai quando la nave era viva, ci appare adesso come un ultimo omaggio alla nave per la quale abbiamo rischiato tutto. Il flash di Hall ci richiama alla realtà. Dobbiamo raggiungere la parte. Dal campione risultò che il fondo era molto più scuro e granuloso di quanto non ci fosse apparso alla luce dei riflettori. Questa volta avremmo incominciato la ricognizione dal punto più basso, per risalire lungo le finestre della timoneria. Volevamo esplorare la plancia e quanto in essa restava di attrezzature e strumenti di navigazione. Ecco il colore del fondo, ben diverso dal campione alla luce del sole. La profondità, il buio, il freddo danno un'immagine deformata della realtà, quasi un'allucinazione. Thank you.
Le finestre ci sfilavano davanti e noi guardavamo nell'antro oscuro che era stato il cuore e il cervello della nave. Riconoscemmo il telegrafo di macchina, anch'esso in posizione orizzontale come tutto il resto. La ruota di ottone del pilota automatico e quella di legno della manovra a mano. Stefano volle posare al posto del timoniere. Il radar, l'ultimo impulso ricevuto, era stato quello della Stockholm in rotta di collisione. Le manopole del telegrafo di macchina erano rimaste sullo stop. Una cima tesa attraverso la plancia. Il sostegno di emergenza per gli ufficiali rimasti al loro posto a nave sbandata. Poi la bussola magnetica. Stefano trovò il cristallo ancora intatto. La rosa dei venti era bloccata contro di esso. In controplancia, al di là di un cavo di acciaio, qualcosa che sembrava la testa di un mostro preistorico. Era un riflettore, ancora puntato verso il ponte Lance. Più avanti nel buio, l'antenna del radiogoniometro, in gran parte pulita, come pure il coperchio della bussola normale. La patina di solfato di rame è benefica per ogni forma di vita. Anche la serretta di controplancia aveva conservato il suo aspetto originario. Quindicesimo minuto, segnale di risalita. Nuotai lungo la fiancata di sinistra, che adesso era solo un pavimento di ferro. Attento a non rovesciarlo. Cosa dici? Che va tutto bene? Ma sì, questione di ore. E starà meglio di prima. Infatti, Stefano appariva chiaramente sollevato. Ormai ci voleva soltanto pazienza. Ma Jack non fu tranquillo fino a quando non lo vide uscire. Dopo 7 ore nella penombra della camera barica, Stefano aveva gli occhi sensibilizzati alla luce. Era imbarazzato, come se quello che gli era successo fosse colpa sua. La prima cosa che chiese fu una sigaretta. Un paio di giorni ancora e avrebbe potuto riprendere il lavoro con loro. Le palline da ping pong. Ne avevamo comprate un paio di dozzine a Nantucket, in omaggio a quel signore che voleva usarle per riportare a galla l'Andrea Doria. Noi le portammo sul relitto per fargli vedere che cosa sarebbe successo. Raggiunta la parte meno profonda dello scafo, a non più di 54 metri, le sferette erano già stritolate. Sembravano gusci d'uovo e non potevano neppure galleggiare. Sarebbe accaduto lo stesso anche se fossero state di ferro. Ed è sorprendente che il corpo umano possa resistere a pressioni come queste e anche maggiori senza danno. Questa era solo una fotografia. Il flash di Hall scattava 2 volte al minuto, 36 volte per ogni immersione. Thank you.
ormai che questa fosse l'Andrea Doria. Allo sgomento dei primi incontri subentravano altri sentimenti. L'euforia per un successo che sembrava a portata di mano e la pietà per la nave morta. I fanali del ponte di passeggiata sembravano grandi fiori di pietra. Gli oblò erano sfondati, orbite vuote e dietro ad esse il buio. Cercammo con la luce e apparve un tavolo, infisso nella parete che un tempo era stata il pavimento della sala da pranzo. Entrammo e dopo aver vagato in quella penombra, la poca luce di fuori ci abbagliava. La rampa di una scala tra ponte e ponte era diventata il rifugio di una grande musdea. Gli anemoni coprivano tutto, anche i pochi cristalli ancora intatti. Il rame, l'ottone, il ferro, il legno scomparivano sotto una giungla compatta di animali che sembravano piante. Facevamo fatica a riconoscere anche gli oggetti più comuni. E solo quando cominciammo ad abituarci all'idea che tutte le pareti erano ponti, potemmo orientarci. Eravamo affascinati da quel mondo di sinistre meraviglie. Poi ad Al venne un'idea. Voleva un souvenir e se lo scelse sulla sua misura. Così cominciò la caccia ai ricordi. A Stefano interessava il quadrante della bussola grafometro. Trovammo una delle nostre ancore. Il termometro legato al ceppo segnava 6 gradi. Un freddo terribile per noi che avevamo le mute ridotte dalla pressione allo spessore di un foglio di giornale. Mentre avanzavo lungo l'informe distesa d'acciaio, abbassai la lampada. Una rete era tesa davanti a noi. Pescava ancora. Una rete fantasma, come la chiamano i pescatori di qui. Avevamo avuto fortuna la mattina. Chi fosse incappato nel buio in questa trappola difficilmente sarebbe riuscito a districarsene anche col coltello. Era una gigantesca ragnatela di nylon e cavi d'acciaio tesi e taglienti come rasoi. Adesso capivamo il perché di tanti squali. I pesci che si dibattono e quelli che imputridiscono sono un richiamo irresistibile per i predoni del mare. Ma qualche volta anche loro restano impigliati fra le maglie. Affascinati dal macabro spettacolo, indugiammo a fotografarlo per tutto il tempo che ci restava. Ma da allora facemmo bene attenzione alle reti fantasma. Ne trovammo ancora due, e senza dubbio ce n'erano altre, sempre con il loro corteo di squali affamati.
Il tempo era scaduto. Adesso sapevamo qualcosa di più sul relitto. Ma quello che avevamo appreso non era incoraggiante. Con la lampada feci segno agli altri di precedermi, per poterli riprendere durante la risalita. Nel mirino li vedevo allontanarsi sempre più e mi resi conto che la grande massa della cinepresa e della lampada mi tratteneva in basso. Dovetti tirarmi su. Appesi alle cime zavorrate, eravamo stanchi, infreddoliti. L'eccitazione era passata. Ci aspettava un'interminabile ora per desaturarci. L'ago del decompressimetro era molto avanti nella zona rossa. Bisognava raggiungere subito la quota di decompressione. No, troppo vicino. E dovemmo scendere. Sentimmo subito dalla tensione della cima che il galleggiante c'era ancora. La nave ci era passata sopra, ma non lo aveva strappato. Quell'ufficiale di guardia non saprà mai cosa gli abbiamo augurato di là sotto. Perché l'impossibile diventi possibile e l'Andrea Doria ritorni alla luce. Questo era scritto sulla targa di bronzo che avevamo portato con noi dall'Italia. Era massiccia, pesante. Mimì l'assicurò a una spessa tavola di legno per alleggerirla in acqua. L'idea era di raggiungere l'aletta di plancia di sinistra e poi scendere fino alla timoneria. Alla quinta finestra, quella di mezzo, avremmo fissato la nostra targa, vicino a quella del costruttore. Per quanto alleggerita da galleggianti e tavola, era ancora pesantissima. Appena lasciata la cima, Stefano sprofondò come un sasso. In pochi secondi non lo vedemmo più. Sul fondo, Stefano era lì che ci aspettava tranquillo. Aveva già lasciato la targa sotto l'aletta di plancia. Alla luce della mia lampada, tagliò le sagole, liberando tavola e galleggianti. Ma fu un errore, perché la targa doveva essere portata ancora 14 metri più in basso. Adesso pesava tutti i suoi 20 kg. Stefano non poteva nuotare, ma solo lasciarsi cadere. Per qualche attimo restò impigliato in un cavo abbandonato. Dopo una caduta di 10 metri, si aggrappò al montante fra due finestre. Di là, afferrandosi dove poteva, discese ancora più in basso. I mezzi tecnici sono affidati a Arnaldo Mattei, romano e sommozzatore della Marina durante la guerra. Questa è la camera piccola. La adoperiamo quando l'altra è scarica. La custodia l'ho fatta io e l'ho collaudata a 120 metri. Sul Doria non dovrebbe dar noia. La cinepresa c'è un obiettivo occhio di pesce che vede nell'acqua torbida, dove non vediamo noi. Le nostre lampade hanno le stesse batterie che hanno le navi spaziali. Di sotto ci abbiamo mezz'ora di luce. Arnaldo aveva fatto il possibile per miniaturizzare tutto. Risultato 85 kg, tanti quanti ne peso io, e un ingombro notevole. Il gesto di Mimì parla chiaro. Sott'acqua il peso era zero secondo i calcoli.
ma l'inerzia della grande massa mi rendeva difficile muovermi quando ero fermo e arrestarmi quando ero in movimento. Le lampade di Arnaldo funzionavano a meraviglia. Senza dubbio saremmo stati in grado di lavorare anche in acque buie, come quelle del banco di Nantucket. Queste prove le facemmo su un relitto dell'ultima guerra, vicino a Ponza. Ossigeno puro. Ecco quello che ci vuole per la decompressione. Se fa prima e si sta meglio. Soprattutto se vogliono fare due immersioni al giorno. Il modo più semplice è di mandare giù un erogatore con un tubo. Noi lo chiamiamo narghilè. No, io non scenderò sull'Andrea Doria. In barca ce la sta sempre qualcuno che conosce il mestiere. È vero quello che si dice. Gli incidenti in questo lavoro dipendono quasi sempre da quelli di sopra. Dopo che saranno passati all'ossigeno, resteranno attaccati a quei narghilè come tante esche per gli squali. Stefano dice che non c'è bisogno di una gabbia. Io dico che molti subacquei sono morti per far vedere che non avevano paura. Io la gabbia l'ho fatta. Ci passeranno la decompressione e Stefano avrà il suo da fare con gli squali per tutto il resto del tempo. Certo che avrò il mio da fare. Ma qui c'è una cartuccia calibro 12, a carica rinforzata. La chiamano Lupara. Si lancia con un fucile subacqueo ed esplode sul bersaglio. Ecco il risultato su una tavola di 5 cm di spessore. Finché mi restano cartucce, le gambe non ce le mangeranno. Questo è il più potente fucile subacqueo che esista. Lancia un arpione senza alette. Io non voglio catturare squali né portarli a casa. Voglio portare a casa la pelle. E quando... Mimì! Mimì! Perché non molla? Perché non fila cima? Ha capito. Si muove con noi. I bighi. Questo lo riconosco. Siamo già stati qui. Dove vai, Stefano? La rete. Qui c'è la rete. Dobbiamo passarci sotto. Di qua. La nostra vecchia cima. Allora, siamo di là della rete. Possiamo risalire. Quattro minuti e siamo ancora qui. Stefano di nuovo. Mi sta alzando davanti tutto questo polverone. Lo sa Dio cosa si vedrà nella pellicola. Non si vede un accidente. Ma no. Ecco la cima. Eccolo lì. No. No, è Al. Sta prendendo fiato. Ah, l'aletta di plancia. Siamo vicini. Stefano, è già arrivato. Ha legato la cima a passe cava. Al, è qui anche lui. Allora, ce l'abbiamo fatta. La prua è contorta, deformata. Infissa nel fondo, quando la poppa era ancora fuori dall'acqua, ha sostenuto tutto il peso della nave. Il tagliamare è piegato dalla parte dove la fiancata ha ceduto. Un passacavi. Sembra l'occhio di una maschera tragica.
nella corrente.